A Valsecchi di Perticara va in scena la settima giornata del campionato di prima categoria Girone I. L'avversario si chiama Athletic Poggio per la band perticarese che tra le proprie file annovera gli ultimi due acquisti. Trattasi del centrale difensivo Fai e del mediano Diop, partiti entrambi titolari. 6 punti di differenza alla vigilia del match, con l'Athletic che arriva dalla vittoria interna per 4-2 sulla Borghigiana, mentre Perticara dalla caduta sul campo della capolista Stella per 4-0. I Valsecchi va pian piano riempiendosi con i Comandini Boys che cercano ancora il primo urlai stagione con la classifica che diviene sempre più complicata, ma non mancano i supporters pronti ad incoraggiare una squadra molto giovane per la categoria. Arbitra la gara il signor Lucian Petrisorion della sezione di Forlì. La cronaca vede i padroni di casa arrivare a tiro con il numero 7 Sartini, conclusione da dimenticare. Un giro di lancette dopo segue questo traversone pericoloso con chiusura provvidenziale della difesa ospite sulla corrente fall. Dopo un calcio d'angolo ribattuto al decimo Mariotti Pennelli, secondo traversone al centro dell'area di rigore, questa volta vincente con il contributo di Abidun, che inaugura così la sua personale giornata in fatto di marcature. Al 21esimo il capitano Leonardo Fontana, che in estate svolge la mansione di Bannino, pesca benissimo in area di rigore Abidun o Abidion a seconda del caso, poco importa perché l'attaccante in maglia numero 9 carica in rete il secondo pallone del match per il 2-0 dell'Athletic Poggio. Lo stesso attaccante, servito allo stesso modo e trovandosi in posizione analoga 2 minuti più tardi, trova l'opposizione di Balducci a negargli la gioia del gol. Il Perticara tira fuori l'orgoglio su finire di prima frazione, una punizione innocua di Bartolitti viene smanacciata in corner da Favarelli. Successivamente, proprio al capitano del Perticara capita l'occasionissima più limpida dell'intero match, ma sotto misura il numero 4 centra il palo a Favarelli battuto. Con questa occasione si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa si attende la reazione degli uomini di Comandini, che invece rispetto alle ultime due apparizioni interne fanno un passo indietro. Qui la conclusione di Tani è da dimenticare. Poco dopo scatti tris dell'Athletic, vediamo tutta l'azione che porta un duro contrasto con Diop che rimane dolorante a terra. Il Perticara vorrebbe che il pallone fosse calciato fuori dagli avversari, ma l'Athletic prosegue la propria azione anche perché il direttore di gara non ferma il gioco. L'azione dunque prosegue con il pallone messo al centro per la corrente Abidun, che centra così il tris. Diop, come si evidenzia dall'immagine, rimane a terra e sarà costretto a lasciare il campo anzitempo. Un episodio simile a quanto successo oggi era avvenuto una settimana prima in Serie A tra Lazio ed Inter. Le polemiche non mancano neppure in questo caso. Infatti la partita si anima con il Perticara che viene fuori maggiormente in fatto di decisione e personalità. La conclusione che termina sull'esterno della rete è a cura di Polidori. È semplicemente un primo segnale. Molari dall'altra parte, altro neoentrato, chiude l'azione con la sfera che si accomoda fuori. È la volta del neoentrato Morciano che con un solo personale mette al centro un traversone invitante con relativo salvataggio di Pugliese che favorisce l'intervento di Favarelli. La punizione dall'altra parte di Gambuti da posizione favorevole induce a trovare il gol alla Messi o alla Ronaldo, viene fuori un tiro alla Maiellaro. La grande giornata di gloria per Emanuela Bidun si chiude al 90esimo con il gol dello 0-4, primo piano meritato per l'attaccante in maglia numero 9. C'è ancora il tempo per vedere un'azione per parte con Balducci che nega il gol a Molari e con Polidori che conclude alto. Quello che merita un applauso oggi è il pubblico di Perticara che non smette mai di incoraggiare i propri ragazzi nonostante il passivo. Resettare e ripartire già da domenica prossima, questo è l'input, questa è e rimane la mission del Perticara.